Venezia, nella sezione settimanale della critica, ci sarà l'ultimo film di Antonio Capuano, Bagnoli Jungle, tre generazioni nel quartiere che non ha ancora ritrovato la sua strada. Carlo De Cesare. Scusi, ho sentito male. Mi vorrei sapere dove sta la tomba di mia madre. Io non la conosco. Dopo il successo di Fuori Nevica con Vincenzo Salemme, Luigi Attrice con Antonio Casagrande torna sul grande schermo, questa volta come protagonista in Bagnoli Jungle, un film di Antonio Capuano che concorre al Festival di Venezia per la sezione Settimana della Critica. Nel cast anche un giovane talento, Marco Greco. È un film che mette a confronto tre generazioni attraverso storie diverse ma con molti punti in comune. Sullo sfondo Bagnoli, uno dei quartieri in sofferenza della città, dove ancora oggi la vita continua ad essere all'ombra dell'ex stabilimento siderurgico di Italsider. A distanza di 24 anni da Vito e gli altri, il film di Antonio Capuano che vinse nel 1991 la Settimana della Critica, il regista campano presenta ora il suo ultimo lavoro. Un coniugo amaro, un film che parla di Bagnoli abbandonata. In questa Bagnoli abbandonata c'è la mia famiglia, sarebbe io, Antonio Casagrande nelle vesti di mio padre, e io mi separo, torno a casa di mio padre e non trovo più la famiglia, perché sta in crisi come il Bagnoli. Quindi due crisi in una sola anima, Napoli.